diciamo che la storia giudiziaria ancora non ci ha aperto quella pagina di verità che invece vorremmo che fosse scritta. Questa è una terra in cui i carabinieri hanno in tante occasioni sacrificato la loro vita per affermare la giustizia. Questo è un momento importante, quello del ricordo, perché a tutti venga insegnato che pensare anche di poter sacrificare la propria vita pur di garantire il cambiamento è fondamentale. Dovrebbe essere fondamentale non solo per i carabinieri, ma per tutti. Se così fosse stato, oggi non ci troveremmo con un'andrangheta che ha occupato tutti i territori e probabilmente l'andrangheta non esisterebbe più. Penso che momenti come questi dovrebbero anche insegnare alle persone non continuare a subire, ma denunciare, affidarsi a questi carabinieri che sicuramente li difenderebbero fino a dare la propria vita come è avvenuto in passato. Grazie. Esatto, innanzitutto voglio ricordare in questo momento tutte le autorità che sono volute intervenire, la popolazione, tutti i militari, e come ha detto lei è un momento di riflessione e di ricordo, perché questi nostri caduti per noi sono i nostri eroi e sono un punto di riferimento costante per l'agire di ognuno di noi in una terra così difficile, così complessa come quella calabrese. Esatto, è un duplice impegno, è un impegno innanzitutto investigativo per far sempre luce su quelli che sono gli autori e coloro che commettono reati gravi come quello di cui abbiamo commemorato i nostri eroi, e l'altro fronte è quello preventivo, garantire il controllo del territorio, la vicinanza al cittadino e attraverso questa vicinanza al cittadino captare tutte le informazioni, le notizie importanti per lo sviluppo di attività preventive ed investigative.